auf und sei mein Gesell, wohl auf St. Jakobstraßen. Zwei Paar Schuhe, der darf er wohl, ein Schüssel bei der Flasche, ein breiten Hut. Von dem Medioevo non lo sappiamo, no? Genericamente si dice fino alla scoperta dell'America, no? Io personalmente lo faccio terminare un po' prima, perché è la mia visione del mondo. Con questo grande shock, diciamo, portato dalla pestilenza e con il cambiamento poi completamente di tutta la visione del mondo, sostanzialmente. Quindi mi fermo. Oh, e la ragione per cui comincio con questi tre grandi monumenti del gotico milanese, e innanzitutto che voglio cominciare da Milano, dato che in questa zona ho fatto 2 anni fa delle conferenze in cui avevo già cominciato a parlare di Sant'Ambrogio, di Santo Storcio e quant'altro, no? Non volevo ripetere gli argomenti, me ne rimanevano 2, che è quella di che terremo oggi su questi monumenti gotici e quella che terrò la prossima volta sulla simbologia che parte da Sant'Ambrogio. Ma in sostanza il mio scopo non è fare storia dell'arte, per cui anche questi monumenti poi alla fine non sono le cose più belle, no? Penso che tutti sono stati in Piazza del Duomo, ovviamente, no? Però anche gli stessi milanesi non notano molto una delle delle emergenze, cioè se guardi la facciata del Duomo vedi spuntare questo bellissimo campanile dietro, no? Che è il campanile di San Gottardo in Corte. Nessuno lo nota, o quasi, o pochi, che vedete il buono o cattivo Pier Marini l'ha distrutto completamente, no? L'ha fatto a pezzi ed era stato portato in un magazzino per essere utilizzato come materia prima per quelli che usavano i marmi, no? Fortunatamente uno dei membri della famiglia Trivulzio, una grande famiglia milanese, anche se con alcuni eroi neri, diciamo, perché uno dei Trivulzio sostanzialmente ha portato ha tradito, diciamo, Ludovico il Moro e ha permesso ai francesi di venire qua a Milano e ha finito, diciamo, il ducato milanese. Gli altri, ce ne sono stati diversi altri che facevano i collezionisti e hanno recuperato i pezzi di questo sepolcro. Poi nel 1927, mi sembra, uno dei Trivulzio ha donato i resti di questo sepolcro, che sono stati mal rimontati in questo modo. Quello che ha il cappello da vescovo in mezzo, no? Sotto di lui c'è Azzone, un po' con la faccia da Pierino, e di fianco a lui, dall'altra parte di Sant'Ambrogio, c'è Ludovico il Bavaro, l'imperatore. È il momento in cui Ludovico il Bavaro sostanzialmente investe Azzone del contado, perché allora non era ancora un ducato, di Milano, no? Mentre quelle altre figure che ci sono di fianco, che poi vedremo più chiaramente, sono le rappresentazioni delle città, sono sostanzialmente le città della Lombardia che si inginocchiano, diciamo, alla presenza di Azzone, e quelli che sono in piedi invece sono i protettori, sostanzialmente. Quindi, come vedete, è un sepolcro laudativo, il sepolcro di Azzone, no? Ed è sicuramente un'opera molto interessante, molto bella, sostanzialmente. Vedete che qua c'è la figura del teologo in saio, nero. È una cosa interessante, non è dipinto di nero. Sono 2 tipi di marmo diversi. Cioè il saio è fatto con un marmo scuro e la faccia è fatta incastrata dentro e con un marmo molto più chiaro, simile a quello del resto del sepolcro. Il Settala, Lanfranco, sta insegnando in università e intorno ci sono i suoi studenti che stanno ascoltando il discorso che sta facendo, no?
Qua vediamo come siamo passati dai sepolcri dei signori al sepolcro di uno che è un ecclesiastico, diciamo, no? E che vuole essere ricordato per il fatto che è un insegnante, al fatto che anche i suoi posteri lo sappiano. Tra l'altro sì, c'è stato anche qua un dibattito, perché da Franco Settala, proprio a San Marco, è stato il fondatore, ma non questo, poi vi dico perché, il primo rappresentante ufficiale dell'Ordine degli Agostiniani.